Ciao a tutti amici di Extreme Hardware, sono Joe e oggi insieme a voi andrò a effettuare l'unboxing della GeForce GTX 780 DirectQ2 OC di Asus. La nuova scheda video di Asus è caratterizzata principalmente da un nuovo sistema di dissipazione che, come andremo a vedere, ha fatto notevoli passi avanti rispetto alla precedente versione. Come possiamo vedere dalla facciata principale è presente la scritta GeForce GTX 780. Il logo OC Edition che ci indica che la scheda video è caratterizzata da frequenze di funzionamento overclockate di fabbrica rispetto alla versione reference, 3 GB di memoria onboard GDDR5, dalle fasi DigiPlus che sono abbastanza rinomate in overclock per la loro stabilità. E dalla presenza sul disco del software GPU Tweak che ovviamente vi consigliamo di andare a scaricare dal sito ufficiale Asus nella sua ultima versione. La confezione resta abbastanza invariata graficamente con questi tre squarci nel metallo di colore rosso. Nella parte posteriore sono presenti pressoché le stesse informazioni che abbiamo trovato davanti in versione più completa. In più è presente la lista delle uscite video disponibili che andremo a vedere direttamente in seguito proprio sulla scheda video. La confezione si apre lateralmente e al suo interno troveremo un'altra confezione in cartone più rigido, caratterizzata da una colorazione completamente nera, da una zigrinatura e dal logo Asus dorato. All'interno della confezione, prima di tutto, troveremo un piccolo contenitore per il bundle. Asus non è mai stata propensa a regalare chissà cosa insieme alle schede video, contrariamente alle schede madri, e anche in questo caso il bundle è abbastanza limitato. In una precedente versione abbiamo visto come con la 7970 Matrix erano presenti addirittura dissipatori aggiuntivi per l'overclock sotto azoto. In questo caso il bundle è praticamente inesistente, in quanto è presente una guida all'installazione rapida, inutile per chi prende una scheda video del genere e non sa montarla. Un adattatore 2-6 pin ad 1-8 pin per l'alimentazione, anche in questo caso inutile perché se avete preso una scheda video del genere e non avete un alimentatore adatto ad alimentare questa scheda video, beh, probabilmente avete sbagliato qualcosa. Un disco contenente driver e software GPU Tweak che vi ricordiamo ancora una volta, vi consigliamo di scaricare dal sito ufficiale Asus l'ultima versione di GPU Tweak e dal sito ufficiale Nvidia gli ultimi driver disponibili. È inoltre presente un bridge Sly molto lungo, anche se andremo a vedere che in questo caso non è necessario. Probabilmente Asus ha utilizzato quello che era presente nelle versioni precedenti delle schede video di DirectQ2. Perché, come andremo a vedere, anche un connettore più corto sarebbe stato l'ideale per questa scheda video. La confezione assicura ottimamente la scheda video da urti attraverso un frame in spugna di ottima qualità e da scarica elettrostatica attraverso una busta. Ecco la nuova Asus 780 DirectQ2 OC. Cosa salta subito all'occhio? Il nuovo sistema di dissipazione, ovviamente. Come possiamo vedere, la ventola sulla sinistra è molto simile a quella che abbiamo visto sulla CS70 DirectQ2 Mini, ovvero un misto tra radiale, potremmo definirla quasi un'ibrida, tra una ventola radiale e una ventola classica. Infatti nella parte centrale sono presenti molte più lamelle che nella parte molte più
pale che nella parte esterna. La ventola di destra invece resta invariata. Ovviamente siamo rimasti molto soddisfatti di questa ventola nel corso della recensione della GTX 770 Direct Q2 Mini, in quanto riesce, nonostante sia molto piccola e sia unica sulla 670 Mini, riesce a garantire ottime prestazioni ed è molto silenziosa. Cambia anche il look del nuovo sistema di dissipazione. Come possiamo vedere, la cover in metallo è molto più aggressiva rispetto alla precedente ed è caratterizzata come al solito da una combinazione di colori nera e rossa, tipica delle schede video e delle schede madri della Republic of Gamers. Cambia anche il corpo dissipante principale, che questa volta è contraddistinto da heatpipe, forse anche esageratamente grandi, come possiamo vedere qui. Nella parte posteriore è presente un backplate che ricopre interamente il PCB, lascia solamente la possibilità agli overclocker di misurare i voltaggi attraverso questi punti di misurazione e di effettuare delle modifiche sul PCB, perché come possiamo vedere qui è presente una piccola fessura che ci permette di accedere a delle resistenze che molto probabilmente permetteranno di spingerci ancora di più in OC. Il backplate è in alluminio anodizzato e purtroppo, come possiamo vedere, no, non tanto lo possiamo vedere, però lascia macchie appena lo tocchiamo. Per poter mettere un sistema di dissipazione dual slot, Asus ha dovuto modificare anche la disposizione di alcuni componenti. Come infatti si può notare qui, i due connettori di alimentazione sono disposti in maniera alquanto insolita rispetto alle altre schede video, in quanto sono posizionati ruotati di 180 gradi. Questo perché il corpo lamellare è quasi a diretto contatto con i due connettori, che sono un 6 pin e un 8 pin. È inoltre presente un piccolo bracket in metallo abbastanza rigido che permette di non far piegare il PCB sotto il peso del sistema di dissipazione. Ovviamente questa funzione è anche adibita al backplate, che garantirà una perfetta stabilità del PCB. Tutte le connessioni sono assicurate da delle cover in plastica. Come possiamo vedere, il connettore PCI Express 3.0 e i due connettori SLI. La scheda video permette di effettuare anche un 4-way SLI, ovviamente se la scheda madre lo consente. In questo caso lo consentirà anche la scheda video perché è dual slot. Di solito con le vecchie Direct Q2 era abbastanza difficile effettuare 4-way SLI perché occupavano 3 slot. Anche alcune uscite video sono protette da cover in plastica. Abbiamo una connessione DVI-D, una connessione DVI-E che ovviamente supporta anche cavi VGA, una HDMI e una DisplayPort. Non sono presenti né mini DisplayPort né mini HDMI. La scheda video, come possiamo vedere, forse è leggermente aumentata, è stata leggermente allargata, però sinceramente poteva anche essere 2 cm più larga, ma è finalmente dual slot e questo è un grande passo avanti. L'andremo a testare attraverso diversi benchmark, anche in multimonitor. È in White Quality HD.
Ovviamente, essendo la scheda video dedicata all'overclock, come si può anche intravedere dalle fasi di alimentazione non standard, l'andremo a testare anche sotto overclock, sperando di riuscire ad ottenere ottime prestazioni. Comunque siamo abbastanza fiduciosi nel nuovo sistema di dissipazione e non ci resta quindi che rimandarvi alla nostra pagina principale www.extremehardware.com oppure cliccare sul link nella descrizione sotto il video per andare a leggere la recensione completa. Alla prossima video recensione, al prossimo unboxing, ciao a tutti!